sapete, noi amiamo informarvi ma anche intrattenervi. A proposito di informazione, sono tante le cose che sono accadute. Siamo all'interno degli studios dei Paulis in Roma con l'autore del libro Fine Trasmissioni di Sergio Colabona. Sergio, allora, io qui leggo dal retro che la televisione, date retta a uno che la conosce bene, che saresti tu, è morta, puzza e ci vuole contaminare. Che significa? Beh, ci vuole contaminare è una metafora per dire che attenzione a tutti i messaggi che noi televisivi vediamo perché non sono quasi mai la realtà. Vi vogliamo far credere che la realtà è quella che vi raccontiamo attraverso i nostri programmi, ma non è proprio così. Vogliamo fare un giro in regia? Così vi faccio vedere quanto puzza la televisione.
Questa denuncia, quello che accade dietro le quinte dei reality dei programmi TV in Italia. Beh, rispondiamo un po' per volta. Spariamola grossa. Io mi autodenuncerei, cioè. Si sta facendo una televisione che obiettivamente ci sta portando tutti quanti a un po' un degrado culturale. E per primo sono colpevole io, non è che sono colpevole, perché accettiamo tutti quanti di stare dentro un sistema perché non abbiamo né il coraggio di opporci e anche perché ci fa comodo, perché comunque parliamoci caro, ci danno i soldi per non farvi pensare, ci danno i soldi per non farvi pensare. Però parlavamo prima, il libro comincia con il protagonista che è un regista di successo che dice: mi pagano un sacco di soldi per non farvi pensare, per farvi credere che i motivi della depressione siano perché Frank ha litigato con Francesco, e per non farvi pensare ad altre cose che casomai invece vi potrebbero mettere a fuoco determinate problematiche sociali, culturali che in questo paese ci sono. Ecco, se posso trovare una denuncia da fare, ma anche a me stesso, io sono il primo sul banco degli imputati, stiamo facendo una televisione che non rispecchia più i valori culturali del nostro paese. Affari tuoi, La prova del cuoco, tutti i successi che testimoniano la grande carriera di Sergio Colabona. Ecco, tu cosa suggerisci, qual è il consiglio che dai ai giovani che si affacciano a questa professione ostica? Sì, per fortuna ne ho fatti anche molti altri programmi, perché suggerimento vero e proprio per i giovani non ce l'ho. Se ci avete proprio questa voglia insana di fare televisione, scordatevi di portare idee vostre, perché tanto le vostre idee non le vogliono. Se avete invece se sapete leccare bene, se siete, come dire, sottomessi e sapete abbassare la testa quando conviene, potete fare molta carriera. Bisogna essere onesti fino in fondo. Immaginandoti a questo punto in un mondo surreale, cosa vorresti cambiare? Cosa si potrebbe cambiare di questo mondo per farlo ritornare quello che era? La televisione aveva come obiettivo quello di fare cultura negli anni 60, negli anni 70. Adesso la televisione ha un altro obiettivo, è quello di vendere saponette, detersivo, profumi. Quindi si potrebbe cambiare, si potrebbe tornare a come era prima, ma però bisogna capire se c'è la volontà di tutti. Il quadro che ha fatto Bartolo è epocale e allora mi invita a fare una considerazione tra quando nasceva l'Accademia e quello che è accaduto da allora a oggi in due parole. L'Accademia ne nasce esattamente nel 1906. Ecco, era l'epoca in cui sembrava che il mondo avesse finito la storia. C'era un libro di un nippo americano, Fukuyama, che diceva la storia è finita, lo affermava con una supponenza ridicola già allora, ma si è visto ampiamente quanto questo non era vero. Sembrava che tutto il mondo dovesse unificarsi, tradotto americanizzarsi, perché poi il sistema di valori era quello imposto appunto dai mass media, ma per una volontà politica anche. Non crediate che i mass media esistano perché devono dire la verità. Gli strumenti di comunicazione di massa sono strumenti di propaganda di massa, con la differenza rispetto a quelli dell'epoca totalitaria che quelli che devono essere irregimentati pagano per riceverli, mentre almeno i regimi totalitari ve li davano a spesa dell'erario. Siamo nel regime del totalitarismo morbido, abbiamo ancora meno libertà di 15 anni fa, la stampa in tutti i paesi occidentali è sotto censura dal 2001, ma tutti fanno finta di non saperlo. Viviamo in un mondo che assomiglia a quello di Orwell del 1984, che non era modellato sull'incubo del sistema comunista, nel quale lui non aveva mai vissuto, ma sull'incubo della BBC nell'epoca di Churchill. Quindi
Il totalitarismo morbido è creatura imminente dei regimi liberali, non dei regimi totalitari. Voi direte che perlomeno non ci sono i campi di concentramento, e questo senz'altro è vero. Ma certo che i paesi liberali hanno interi settori di popolazione, vedete gli Stati Uniti, che sono a regime di carcerazione molto più facilmente di altri. Si può chiamare questo una forma non di razzismo ma di povertà che induce a delinquere, per cui uno con la pelle di un certo colore va in galera di più. Ma non crediate che i paesi del BRIC, Brasile, India, Cina e cose, abbiano situazioni molto diverse. Ci sono comunque delle stratificazioni sociali che il liberalismo incoraggia, il liberismo economico teorizza. Il Cile di Pinochet era un perfetto esempio di dittatura politica e di liberismo sociale, che però comportava semplicemente che i poveri e una forte parte di popolazione cilena era condannata letteralmente alla morte per fame, e quella fine ha fatto, ma nessuno se lo ricorda mai. Lo ricordano magari quelli che quando sentono parlare di 11 settembre 2001 dicono: ma c'è stato anche l'11 settembre 1973. Ken Loach, un regista da festival inglese, anche molto bravo, spesso fa questo paragone, per ricordare che non c'è necessariamente libertà dove c'è la libertà della volpe nel pollaio, e sostanzialmente il liberismo porta a questo. Ma siamo in un'epoca di masse se non di popoli, e occorre quindi convincere le galline a stare ferme mentre la volpe entra, altrimenti le galline strillerebbero, scapperebbero e qualcuna sfuggirebbe. Ecco, sostanzialmente tutto l'apparato mediatico egemone lavora a questo scopo. I dettagli in 20 minuti ovviamente non è inutile che tenti di darveli, perché non è quello il tempo, ma il modo di vedere il rapporto dei media con coloro che li guardano è questo. Non assistiamo più a uno spettacolo in compagnia, le assemblee sono rare, non si va quasi più, si va ancora, ma ovviamente molto meno che 30-40 anni fa, al cinema insieme, allo stadio insieme. Non si ha più un confronto col vicino, ognuno vede la cosa a casa sua, ognuno ha soltanto un interlocutore. Abbiamo un commentatore che ti commenta la partita, condizionato dagli interessi di quella televisione, dal numero degli abbonati di quella regione. Chi tifa per una squadra media potrà notare che la sua squadra media vince 3-0, anche se nel suo campo perde 3-0, ma almeno nella testa del cronista, se gioca con una squadra minore, perché occorre confortare il fatto che da quella regione arrivano molti abbinamenti e invece da quell'altra non ne giungono pochi. Tutto questo sono esempi che vi faccio per, diciamo, proprio a livello di base, per capire che questo avviene a ogni grado e non necessariamente con l'etichetta politica. Anzi, il messaggio è tanto più politico quanto la politica viene apparentemente rimossa. Cioè, quando vi si dice che non vi si sta dando un'informazione politica, di solito è nel momento in cui vi se la dà. Abbiamo esempi anche di figure di politici che sono giunti al potere politico teorizzando l'impoliticità, anzi la politicità, e poi piano piano arrivare all'antipoliticità. Cioè, io non sono un politico, io sono uno come voi. In realtà più dice questo, più è un modo per creare un'altra forma di potere e quindi un'altra forma di politica, negando e quindi portando l'inganno all'ennesima potenza. Non, la politica è inganno, quindi io non starò a stupirmene, a strapparmi le vesti, è sempre stato così in ogni epoca, ma più il potere passa dal sistema autoritario al sistema cosiddetto democratico liberale, più l'inganno ha bisogno, perché c'è necessità di un consenso largo. E il consenso largo si ottengono in due modi: convincendo alcuni in maniera di solito anche con prebende, e convincendo gli altri che non c'è alternativa, e andando quindi verso sistemi bipolari dove la polarità in realtà è una e ci sono minime differenze, il sistema americano in pratica, che in Italia viene proiettato da un partito che si chiama Democratico, è diventato la sezione del Partito Democratico americano, l'altro non ha avuto il coraggio di chiamarsi Partito Repubblicano, ma insomma appartiene alla stessa famiglia, e tutti oscillano minimamente su questioni marginali, ma non c'è più dibattito sulle questioni determinanti. Si entra in guerra in un paese che ha rinunciato alla guerra con la Costituzione, articolo 11, ma si entra in guerra lo stesso. Basta dire, e qui mi richiamo Orwell, che è un'operazione di pace. La gente muore, sì, ma è un'operazione di polizia. Beh, allora
E naturalmente tutto questo passa e nessun giornalista ve lo dirà mai, perché in una televisione perderebbe il posto all'istante, nella stampa quotidiana ve lo dice, ma c'è un modo molto semplice per non fare apparire una cosa, non si fa il titolo su questa e non si deve naturalmente scriverlo alla prima riga, altrimenti il caporedattore che la guarda te lo toglie, voi lo mettete alla fine, lo potrete notare sul Corriere, sulla Repubblica e sul giornale. Si può ancora dire la verità a condizione che non si sembra che la si dica. Poi naturalmente ci sono giornalisti che fanno conferenze come sottoscritto e che ogni tanto si divertono, non serve assolutamente a niente tanto, a rivelare come funziona il meccanismo di condizionamento dell'opinione. Quella del giornalista è la forma più diretta e quindi ipso facto più riconoscibile, ma poi c'è tutto il resto. La musica, che è una delle forme più comuni, ha essenzialmente una forma, perché lo spettacolo sì ha sedi in grandi paesi e ognuno di questi magari fa più film come l'India, degli Stati Uniti, la Turchia, la Cina fanno più film degli Stati Uniti, ma nessun film turco, nessun film indiano e nessun film cinese normalmente, salvo rarissime eccezioni, ha una circolazione che va al di là, non dico dei loro confini, ma della loro area regionale. E rarissimamente arrivano i grandi festival europei, li vedono alcune migliaia di persone negli Stati Uniti e in Europa, lasciano il tempo che trovano. Quindi è soltanto un tipo di cultura, quella anglosassone, riesce a avere circolazione mondiale e questa richiede investimenti tali dell'ordine per un grosso film, andiamo sui 100 milioni di dollari per realizzarlo e 100 milioni di dollari per lanciarlo. Comportano investimenti tali che voi potete immaginare che non sono semplicemente l'opera di un privato che si muove di per sé. Voi potete pubblicare un romanzo con un editore e non rappresentare altro che voi stessi agli interessi dell'editore, ma quando fate operazioni di quel genere ovviamente rappresentate qualcosa di più, perché con quel film voi esportate un modello di vita, un'identificazione, uno stile di comportamento. 40 anni fa, 50 anni fa, se uno aveva l'etichetta di omosessuale, beh, non era considerato molto onorevole, comunque era devastante per una carriera. Sono passati 50 anni e 50 anni di film in cui hanno modificato questo, beh, insomma, è uno un po' diverso, ma insomma, nessuno si azzarderebbe più a usare certi termini nei confronti dell'omosessuale. Non che questo necessariamente sia un male. Non vuol dire che ogni messaggio del politicamente corretto, per fare un caso, sia negativo, ma certo è come si condiziona l'opinione, beh, lo potete vedere soltanto se avete una vita di una certa lunghezza, perché avete notato i cambiamenti. Chi poi ha vissuto 30 anni o 40 sotto la cosiddetta guerra fredda e dopo quello che è venuto dopo, ha notato che la condizione di libertà dell'informazione, quindi libertà della comunicazione e libertà della rappresentazione, perché lo spettacolo poi è questo, e quindi sono tutte strettamente connesse, è calante, perché in un mondo che era polarizzato, all'Europa toccava il ruolo di vetrina dell'Occidente verso l'Europa comunistizzata, e quindi l'Europa doveva essere ordinata, seria, con un regime di giustizia sociale, perché c'era dall'altro lato un regime più oppressivo, ma che aveva fatto della giustizia sociale e del lavoro per tutti un suo progetto e anche quasi una sua realizzazione. Ma nel momento in cui è venuto meno il cattivo, per così dire tra virgolette, a cui bisognava far vedere che gli altri erano i buoni, il rango dell'Europa è diventato quello di un'America Latina con i quattrini. E quindi si è proceduto da quello che era 1970, lo Statuto dei Lavoratori. Adesso abbiamo questa legge che sussiste ancora, ma è sostanzialmente svuotata, non abbiamo praticamente quasi più neppure il lavoro, ma abbiamo una reintroduzione progressiva nei nostri paesi e soprattutto in quelli altrui della schiavitù. Si va verso il lavoro semplicemente o retribuito in maniera totalmente ridicola o addirittura proposto come non retribuito. E si arriva a questi paradossi, tu lavora, poi forse un giorno ti daremo qualche cosa. In pratica stiamo tornando alla società di Dickens, il XXI secolo somiglia sinistramente al XIX. Avremo quindi Victor Hugo e Zola, li abbiamo ancora da trovare, ma abbiamo dei film che già mostrano questo. E non è soltanto a danno dei cosiddetti poveri del terzo mondo,
perché se noi abbiamo finito di esportare colonialismo e importiamo popolazione coloniale per farle fare i lavori che gli italiani, i francesi, i tedeschi non vogliono, gli svedesi non vogliono più fare, abbiamo una forma di colonialismo diverso, ma non resta il tipo di gerarchia. Il Brasile è uno stato a strati, i più chiari sopra e i più scuri sotto, esattamente come l'India, con storie totalmente diverse, con religioni alle spalle totalmente diverse, ma sono sistemi castali, e provate a metterci il dito se ci andate a vedere che cosa significa. Tutto questo naturalmente rientra però nel sistema dei buoni, perché aderiscono all'ideologia dominante. In sostanza, se si dice ci riconosciamo nel sistema di valori di un cristianesimo decristianizzato, ormai ridotto a pura sociologia, quindi più facilmente vendibile ad ebrei, arabi, tanto non è, è un liofilizzato, ha perso individualità, ma non ha perduto, ha guadagnato in estensione, si riducono tutti gli altri a una sorta di ipocrisie e alla difficoltà di trovare un'opposizione di turno, quello che volete, scegliete voi la parola, tanto vengono poi tutti chiamati il nuovo Hitler, il nuovo Saddam, eccetera. Quando sentite questo tipo di annunci sulla stampa sapete già a che cosa andate incontro, deve essere inventato un nuovo cattivo e un nuovo tipo di guerra, e lì torniamo a Orwell 1984, perché un sistema che è basato sui cicli economici ogni tanto entra in crisi, ne viviamo oggi una delle più importanti, e potrebbe anche forse in momenti di ottimismo, mi illudo che dopo aver visto la fine del comunismo tra l'89 e il 91, tra il 2012 e il 2015 vedrò anche la fine del capitalismo, almeno nella sua forma più devastante, che è quella finanziaria. Io adesso rinuncerei all'altra parte di tempo, e poi magari se qualcuno voleva farlo. Se volete, mi avevi detto 20 minuti, quindi anche per non annoiare, se volete poi dei dettagli come questo avvenga, potrete semplicemente, siamo sempre lì, occorre qui c'è una bella cosa, il pubblico è normalmente giovane, mentre nelle conferenze nel resto d'Italia dove io vado il pubblico è normalmente vecchio. Il fatto che sia normalmente vecchio però dà un qualche vantaggio a chi parla, perché se si dice Mussolini, Andreotti capiscono, mentre qui per fortuna magari dovrei pure spiegare, se dico i nomi, a chi mi riferisco. E questo è un vantaggio perché è il domani e io rappresento uno ieri, insomma un tardo pomeriggio. In questa situazione, dico, il grado di propaganda che è sempre stato presente in ogni attività umana, intellettuale, non crediate che l'intellettuale nasca senza la politica, anzi l'intellettuale si può dire non esistesse fino a una buona metà dell'Ottocento, esisteva prima il filosofo e siamo al tardo Settecento, sono figure che nascono per propagandare un cambiamento della società determinato da un cambiamento di economia. Quando nasce una borghesia, la borghesia ha interessi, questi interessi non possono essere dichiarati tali e quali, noi vogliamo i vostri soldi, aristocratici, toglietevi dai piedi. Deve essere detto, noi siamo le forze produttive, voi siete una rendita parassitaria, noi rappresentiamo il progresso, voi siete retrivi, parapim parapam. E chi erano i borghesi? Erano semplicemente i popolani più furbi che, fregando i popolani meno furbi, si erano arricchiti e contendevano l'aristocrazia al loro spazio e lo volevano. Per volerlo si trovavano davanti a qualcuno che non era abituato a ragionare sulle idee, era talmente sedimentato il diritto ormai in privilegio che non pensavano neppure che ci potesse essere qualcuno che glielo contestava. La Francia si è perduta e ha provocato la perdita dell'Europa perché una serie di re mascalzoni avevano distrutto l'aristocrazia, togliendo il radicamento di diritti e di doveri che imponeva agli aristocratici di giustificare il loro ruolo. Era diventato soltanto un privilegio, un potere centrale che in un momento di crisi economica, come fu quello verso la fine del Settecento, nonostante alcuni importanti successi di politica internazionale, tra cui staccare quelli che si sarebbero chiamati Stati Uniti dalla Gran Bretagna, si trovarono ad agire con il sostegno quindi proprio del Regno Unito, cioè di un paese monarchico, per propagandare idee trasmesse attraverso la massoneria che poi avrebbero portato alla rivoluzione francese appunto e alla Repubblica. Era una vendetta per la politica di Luigi XVI e dei suoi predecessori, che avevano fatto in modo che gli Stati Uniti si avessero
i mezzi per combattere gli inglesi e ottenere la loro indipendenza. A loro volta era un modo per vendicare come gli inglesi avevano tolto alla parte francese del Canada la sua identità e ne avevano fatto una cittadinanza di serie B. Il mondo è tutto fatto di questo tipo di vendette. Bene, la Francia, che era il paese più monarchico e più cattolico d'Europa, diventa in pochi decenni il paese repubblicano e anche un paese che comincia a contestare tutti i fondamenti della tradizione recente, dico recente perché risaliva 1500 anni prima, non risaliva all'antichità greca, che era quella appunto del cattolicesimo, perché so che il pensiero di Bartolo, e vedo sempre che quando arrivano i titoli delle conferenze, i concetti di dissoluzione, se del mai, sono tutti autori del cattolicesimo conservatore o tradizionalista, che è un pensiero interessante e in gran buona parte faccio mio, ma non faccio tutto mio perché io mi richiamo un po' più indietro. Nell'insieme però questo sistema tradizionale aveva una mancanza di ipocrisia e aveva una certezza, tutto sommato si poteva definire in una frase che era un qui che sum, che veniva dalla Roma antica. Non era ovviamente la giustizia per tutti e non era l'uguale per tutti, ma era secondo il proprio merito. Dopo cominciano le ideologie che cominciano a sovvertire tutto questo e ce le siamo portate dietro di ipocrisia in ipocrisia, e tentativi che questo tipo di redistribuzione del reddito, che poi in fondo di questo si trattava, portavano ingiustizie peggiori. Marx, quando parla nel manifesto, ma anche negli altri libri, dei contestatori conservatori e aristocratici, dei borghesi, sostanzialmente dà loro ragione. Rinfaccia a loro soltanto, come rinfaccia ai socialisti non scientifici, la mancanza di acume e voler tornare indietro, mentre lui riteneva che la malattia della società di quel momento doveva essere superata con più di eguaglianza. Questo ci ha portato al comunismo. Dopo il comunismo è stato sconfitto dai suoi stessi errori, più che altro perché sarebbe ancora lì, altrimenti come avremmo ancora Hitler senza i suoi errori. Che poi il mondo va avanti, soprattutto di questi, si procede più per le cose giuste che si fanno, per gli errori che commettono gli altri. E abbiamo avuto il mondo dove si è stabilito, in base alle ideologie del Settecento, che non c'è più un principio di verità, c'è soltanto un principio di eguaglianza, che il principio di eguaglianza deve essere essenzialmente economica, che ogni altro principio, una volta raggiunto quello dell'uguaglianza economica, doveva spostarsi a favorire in qualche modo il disagiato. Ma il disagiato chi doveva essere? Arriviamo al politicamente corretto, è disagiato sempre nel mondo occidentale, perché questi sono sempre pensieri, l'Occidente è occidentocentrico. Non gli importa realmente nulla degli altri popoli, degli indiani, dei cinesi, anche dei latinoamericani, pensa essenzialmente per se stesso. Quando l'Occidente ritiene di non avere, e le stesse sinistre occidentali ritengono di non avere più degli operai da fare stare meglio, di non avere più uno statuto dei lavoratori da difendere perché tutto sommato, pazienza, ormai tutti sono ricchi e vanno a cortina anche gli operai, occorre trovare dei nuovi disagiati, e questi sono i disagiati fisico, sessuali, sociali, insomma l'ideologia del politicamente corretto è vostra contemporanea, non ve la devo spiegare, grazie.